La sezione versiliese di Confindustria Toscana Nord è stata una delle sedi extraprovinciali scelte per presentare dati dell'andamento industriale d'inizio anno. Questo perché la Versilia, oltre ad ospitare le aziende del comparto della nautica, è sede anche delle maggiori aziende operanti nel settore lapideo. Due realtà industriali che hanno subito in maniera differenziata i contraccolpi economici derivanti prima dalla pandemia e successivamente dalla guerra tra Russia e Ucraina. E proprio questo ha inciso fortemente sul settore lapideo e sui costi energetici, oltre a comportare una grossa fetta di export che è venuta a mancare, compensato però dalla forte espansione verso i mercati medio orientali e arabi. Ma al di là dell'andamento dell'export, a preoccupare maggiormente le aziende del settore in questo ultimo periodo è la problematica legata allo smaltimento dei materiali di risulta dalla lavorazione del marmo. Anche qua il richiamo forte verso la regione toscana affinché si accelerino le procedure per consentire alle aziende i processi di riuso di questi materiali. Da tempo abbiamo chiesto alla regione toscana e anche all'assessore Monni di aprire un tavolo per dare delle indicazioni, per dare delle direttive, così come è stato nel tessile, per poter considerare la marmettola, cosa considerare, quale marmettola considerare sottoprodotto e quale no, però finora la regione toscana è stata assente. Io non più tardi di 2 mesi fa ho chiesto un incontro urgente alla regione toscana, ma ancora non mi è stata data risposta. Abbiamo a questo punto necessità, perché al di là del fatto che trattare questo materiale come un rifiuto costa alle aziende, ma costa e impatta soprattutto sull'ambiente e sulla società civile, quindi questo è profondamente scorretto.